soglia e si entra in un altro mondo. L'obiettivo era quello, è stato un progetto lungo, difficoltoso, viene da lontano, da un'idea che avevamo con Arianna di portare un po' di tropici per far evadere un po' le persone di questa città, che è una città senza mare, quindi portargli un po' l'idea del mare qua in città, e speriamo di esserci riusciti. L'impegno c'è stato, quindi in bocca al lupo a noi e vi accogliamo tutti. E benvenuti a voi. Questo è un esperimento anche che ha una valenza sociale, perché questo è un luogo che da tanto troppo tempo era fermo, al quale però gli aretini sono molto affezionati. L'obiettivo sì, era quello anche di ridare vita ad un locale che anche personalmente noi ce lo ricordiamo nella nostra gioventù. Ci faceva un po' dispiacere vedere sempre questo ambiente così abbandonato, trasandato, e quando un anno fa ci hanno proposto di avviare questa avventura imprenditoriale, di rimetterlo in sesto e dargli una nuova vita, ci siamo lanciati. Qual è stata la filosofia con la quale avete letteralmente rivoluzionato questo locale? Un edificio, se vogliamo, iconico, piuttosto riconoscibile, non era semplice come approccio progettuale. Quindi il progetto ha voluto mantenerne una certa porzione, quindi la tenda come elemento più riconoscibile, ma allo stesso tempo inventare un posto completamente nuovo che creasse degli spazi che prima non esistevano. Naturalmente spazi dedicati a un ambiente, diciamo, di questo tipo, quindi un locale, un ristorante, principalmente con spazi anche godibili in tutto l'arco dell'anno, soprattutto esterni, utilizzando una serie di materiali che fossero anche adeguati sia al contesto dove ci siamo inseriti, che è quello di, diciamo, periurbano della prima campagna della città di Arezzo, ma anche che evocassero un po' un ambiente altrove, quindi venire qui un po' e dimenticarsi un po' le fatiche quotidiane, entrare in una dimensione più di relax, quasi più vacanziera. Non hai bisogno di prendere un aereo, basta soltanto venire al Bambù e ti sentirai in vacanza con la nostra atmosfera, il nostro cibo, la nostra musica, le luci, ti sentirai in vacanza.